Mamy na kolejnej lekcji języka włoskiego. Mamy tutaj pilnego ucznia i najlepszą nauczycielkę. Grazie mille. I wtedy pilny uczeń odpisuje sobie lekcje książkowe do zeszytu i wtedy jest w stanie odpowiadać na pytanie. No to jedziemy. Oggi Leszek, ripetiamo ancora una volta, per l'ultima volta, la lezione numero 10. Quanti anni hai? 11, 12, mi dici i numeri dall'11 al 20? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Molto bene. Conta da 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta da 11 a 18. 18, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conta da 15 a 20. 15, Venti. 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20. da 15 a 20. Ti ricordi, Leszek, 30 più 1 fa? 30 più 1, 31. Molto bene. 20 più 8? 20 più 8, 28. Molto bene. Adesso, dal 20 al 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 29, 30. 30. 30, e poi 30. ogni 10, cioè 30, ogni 10, 40. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Molto bene. 500. Conta da 30 a 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40. 40. 40. Conta da 45 a 55. 45, 46, 47, 48, Molto 48, 49, bene. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ok, perfetto. Da 92 a 98. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 98, molto bene. Ti ricordi 1000? 1000 E? e mila. È 1000. 2000, 1 2000, 2000, 1000, 2 2000, 4 4000, 7 7000, 1 1000. Molto bene. Oh, tu, Abbiamo un numero così alto. Ciach po włosku jak jest? Ciach, 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 ciach ciach, i już ciach, ciach, mamy. tak. Ok, questo che numero è? Questo è 1 milione. Quindi ancora una volta, questo? 100 1000 1 milione. 1 milione. Che numero è questo? 48, Quindi? 40, 48, Molto bene. 48, Questo? 83, Che numero è questo? 120, Che
Che numero è questo? 278. Quindi? Duecentosettantotto. 278, molto bene. 78. 278. Che numero è questo? 3.459. 3.459. Che numero è questo? 6.544. Cosa? E mila, molto bene. E 324. Molto bene. 6.544.324. Molto bene. Ti ricordi avere verbo irregolare? Il tempo presente. Avere io. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Hanno, loro hanno. Perfetto. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Ho Molto bene. 42 anni. Molto bene. Quanti anni? 42 anni. Quanti anni ha Pietro? Pietro ha 28 anni. Quanti anni ha Maria? Maria ha 30 anni. 30. Quanti anni hanno i signori Marni? I signori Marni hanno 30 e 28 anni. Molto bene. Quanti anni hanno loro due? Loro due hanno 12 e 9 anni. 12 e 9 anni. Perfetto. In polacco quanti? Quanti ile? Quante? Quante il rodzeński. Molto bene. Durante? Durante podczas. Quanti professori ci sono nell'aula? Nell'aula c'è una professoressa. Molto bene. Quanti bar? Brava. Grazie mille. Quanti bar ci sono in città? In città ci sono 100 bar. Quante ragazze ci sono nell'aula? Nell'aula c'è una ragazza. Quanti amici ci sono a casa tua durante il fine settimana? Durante il fine settimana ci sono due amici. A casa tua? A casa mia. Molto bene. Dopo i numeri cardinali abbiamo i numeri ordinali. Se uno, il numero è il primo. E così mi dici dal primo al decimo? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. 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 Dieci è il numero. E dal dieci? C'è decimo. 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 Qual è il primo giorno della settimana? Il primo giorno della settimana è lunedì. Qual è il quinto giorno della settimana? Il quinto giorno della settimana è venerdì. È venerdì. Qual è il terzo mese dell'anno? Il terzo mese dell'anno è marzo.
Qual è il settimo mese dell'anno? Il settimo mese dell'anno è luglio. Mm-hmm. Qual è il decimo mese dell'anno? Ottobre è decimo mese dell'anno. Mm-hmm. Molto bene. Qual è la seconda stagione dell'anno? La seconda stagione dell'anno è l'estate. Molto bene. Adesso mi dici dal undicesimo al ventesimo. Undicesimo, dodicesimo. Dodicesimo. Dodicesimo, mm-hmm. Tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo. Diciassettesimo, diciassettesimo. Diciassettesimo. Diciannovesimo, ventesimo. Mm-hmm. Adesso dal ventesimo al decimo. Ventesimo, decinovesimo, diciottesimo e diciassettesimo, 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 e sedicesimo, quindicesimo, quattrocesimo, tredicesimo, e dodicesimo, undicesimo, decimo. 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 Mm-hmm. Molto bene. La decina sopra. La lettera dell'alfabeto. Qual è? Mm-hmm. Per fortuna ci sono questi aiuti. Adesso, qual è l'undicesimo mese dell'anno? L'undicesimo mese dell'anno. L'undicesimo mese dell'anno. Mese dell'anno? Mese dell'anno. Mese. Sorpresa. Mese dell'anno è novembre. Mm-hmm, molto bene. Qual è il dodicesimo mese dell'anno? Dicembre è dodicesimo mese dell'anno. Molto bene. Qual è la quindicesima lettera dell'alfabeto? Quindicesima lettera dell'alfabeto. Quindicesima lettera dell'alfabeto è O. È O, molto bene. Qual è la diciottesima lettera dell'alfabeto? Qual è la diciottesima lettera dell'alfabeto? La diciottesima. La diciottesima lettera. La diciottesima lettera dell'alfabeto è R. Molto bene. Qual è la diciannovesima lettera dell'alfabeto? La diciannovesima lettera dell'alfabeto è S. È S, molto bene. E quattordicesima? Quattordicesima è N. Mm-hmm. Ottava? Ottava è E. Ottava è Ace? No. H. Ace in spagnolo. Ah, in spagnolo è Ace. In italiano è H. Mm-hmm. Ultimo in polacco. Ultimo, ostatni. Mm-hmm. Penultimo. Penultimo, przedostatni. Molto bene. Qual è l'ultimo giorno della settimana? L'ultimo giorno della settimana è sabato. L'ultimo domenica. Domenica. Mm-hmm. Qual è il penultimo giorno della settimana? Il
Penultimo. L'ultimo giorno della settimana è sabato. Molto bene. Qual è l'ultimo mese dell'anno? L'ultimo mese dell'anno è dicembre. Qual è il penultimo mese dell'anno? Novembre è l'ultimo mese dell'anno. Molto bene. Qual è l'ultima lettera dell'alfabeto? L'ultima lettera dell'alfabeto è Z. Z. Qual è la penultima lettera dell'alfabeto? Y è la penultima lettera dell'alfabeto. Molto bene, abbiamo terminato la lezione numero 10. Adesso mi dici 5 parole che ti ricordi della lezione numero 10. E undecesimo. Molto bene. Dodicesimo. Tredicesimo. E diciassettesimo. Diciottesimo. Molto bene, molto bene. Adesso 3 frasi. La prima con durante. E quanti amici ci sono a casa tua durante il fine della fine settimana. Molto bene. Durante il fine settimana a casa mia ci sono 2 amici. Magari con quanti? Quanti amici hai in Italia? In Italia ho moltissimi amici, veramente tanti. L'ultima, terzo mese. Qual è terzo mese dell'anno? Il terzo mese dell'anno è marzo. È il mese che abbiamo adesso. Molto bene, iniziamo la lezione numero 11. Di che colore? Di che colore in polacco cosa vuol dire? Di che colore, jaki kolor? Ok, molto bene. Bianco. Bianco, bianco. Bianco, in polacco. Bianco, biały. Nero. Nero, czarny. Giallo. Giallo, żółty. Verde. Verde, zielony. Molto bene. Di che colore è la casa? La casa è bianca. Di che colore è la penna? La penna è bianca e blu. È blu. Di che colore è astuccio? Astuccio è bianco. 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 L'astuccio, non blanco. L'astuccio è blanco. Bianco. 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 La lavagna è verde? No, la lavagna non è verde, la lavagna è bianca. La matita è nera? No, la matita non è nera, la matita è marrone, no? Marrone chiaro. Marrone chiaro. Marrone chiaro, molto bene. Adesso, grigio in polacco. Grigio, szary. Rosso. Rosso, czerwone. Marrone. Marrone, brązowy. Il cane. Il cane, pies. Molto bene. Di che colore è la sedia? La sedia è nera. Di che colore è questa sedia? Questa sedia è rossa. Rosa è questa. Rosa. Di che colore è il quaderno? Il quaderno è verde. È verde. Verde. Di che colore è il tavolo? Il tavolo è blanco. Bianco. 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 Di che colore è questo? Questo è blu. Di che colore è
Il libro. Il libro è verde. Molto bene. Viola in polacco. Viola, ecco, fioletowe. Qua, questo. Viola, fioletowe. Uh-huh. Rosa. Rosa, różowy. Uh-huh. Blu. Blu, niebieski. Arancione. Arancione, pomarańczowy. Uh-huh. Il fiore. Il fiore, kwiat. Uh-huh. Molto bene. Di che colore è il libro? Il libro è verde. Di che colore è lo zaino o la mia borsa? La tua borsa è marrone. Mm-hmm. Di che colore è il fiore? Il fiore è marrone. Mm-hmm. L'aula è rosa. No, l'aula è blu. Claro. Chiaro. Azzurro. Azzurro. Mm-hmm. Azzurro. Azzurro. La chiave è viola? No, la chiave non è viola, la chiave è nero. Mm-hmm. Di che colore è il cellulare? Il cellulare è nero. Mm-hmm. Molto bene. Adesso, chiaro in polacco. Chiaro, jasne. Mm-hmm. Scuro. Scuro, ciemne. Mm-hmm. La parete. La parete ściana. Mm-hmm. Molto bene. Di che colore è la parete? La parete è azzurro. Mm-hmm. È azzurra. Azzurra. Mm-hmm. Di che colore è la parete? La parete è arancia. Arancione. Arancione. È? Arancione è nero. O è marrone? Nero. Non è marrone scuro, è nero. Nero. È nero? Nero, nero. Mm-hmm. Ok, la parete è arancione e nera. È nera. Nera. Mm-hmm. La parete. Di che colore è il quaderno? Il quaderno è verde. Chiaro o scuro? È chiaro. Mm-hmm. Verde chiaro. E di che colore è il libro? Il libro è verde oscuro. Scuro. 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 Mm-hmm. La sedia è di colore grigio chiaro? No, la sedia non è la colore grigio chiaro. 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 Mm-hmm. La sedia è nera. Mm-hmm. La sedia è nera. La matita è di colore marrone scuro? No, la matita non è la colore marrone. Non è di colore? Non è di colore marrone scuro, è marrone chiaro. Mm-hmm. Molto bene. Di che colore è la penna? La penna è rossa. Mm-hmm. arancione. Arancione, molto arancione. Bene. Adesso, le parti del corpo. Cosa vuol dire in polacco le parti del corpo? Le parti del corpo, części ciała. Mm-hmm. Molto bene. La mano. La mano. Mm-hmm. Cosa vuol dire in polacco? La mano, ręka. Le mani. Le mani, ręce. Mm-hmm. Il dito, palec, le dita, palce. Mm-hmm. Molto bene. La testa, głowa, il naso, nos. Mm-hmm. Molto bene. Che cos'è questa? Questa è il mano. Questa è la mano. La mano, questa mm-hmm. è la mano. Questa è la mano. Che cos'è questo? Questo è la questa. Questa è la testa. Mm-hmm. Com'è il tuo naso? E questo è no. Com'è il tuo naso? Com'è è il tuo naso? Com'è? Il mio naso è com'è il tuo naso? Il mio naso è piccolo, grande. Grande. Il mio naso, perfetto. È grande. Tu,
Hai il dito piccolo? Sì, hai il dito piccolo. La tua testa è grande? Sì, la mia testa è grande. Tu hai tre mani? Non ho tre mani, ho due mani. Voi avete tu hai 12 dita? No, ho 10 dita. Hai due nasi? No, ho una nasa. Il naso, quindi ho un naso. Ho un naso, molto bene. La bocca in polacco. La bocca usta. La faccia. La faccia twarz. Il viso. Il viso. Come la faccia? Il viso twarz. La gamba. La gamba noga. Il piede. Il piede stopa. Magro. Magro, chudy. Chudy, magro. Też tak. Ancora. La bocca. La bocca, usta. La faccia. La faccia, twarz. Il viso. Il viso, twarz. La gamba. La gamba, noga. Il piede. Il piede, stopa. Magro o magra? Magro, chudy. A magra? Magra, chuda. Molto bene. Che cos'è questo? Questo è la bocca. La tua bocca. La tua bocca. Questa è la tua bocca. Che cos'è questo? Questo è la mia bocca. Molto bene. Tu hai la faccia magra? Sì, io ho la faccia magra. Tu hai il viso magro? Sì, io ho viso magro. Questa è la tua gamba? Sì, questa è la mia gamba. Il mio piede è grande? Sì, il tuo piede è grande. La sua faccia è brutta? La sua faccia è brutta? No, la sua faccia non è brutta. Non è brutta. Il braccio? Il braccio? In polacco? To będzie prezentacja, powtórzenie i tłumaczenie. To nie zapamiętam. Ok. Quindi ancora una volta. Il braccio. Il braccio. Il braccio, ramię. Le braccia. Le braccia, ramiona. Il gomito. Il gomito, łokieć. Il ginocchio. Il ginocchio, colano. Ginocchio. Le spalle. Le spalle, plecy. Le spalle. Le barki. Ramiona. Ramiona. Braccio. Sì. Barki. Ok. Le spalle. Ancora una volta. Il braccio. Il braccio, ramię. Le braccia. Le braccia. Ramiona. Il gomito. Il gomito, łokieć. Il ginocchio. Il ginocchio, colano. Le spalle. Le spalle, barki. Molto bene. Che cos'è questo? Questo è ginocchio. Questo è ginocchio? No. Questo è il gomito. Gomito. Questo è... Ancora una volta. Che cos'è questo? Questo è un... È il gomito. È il gomito. È il gomito. Che cos'è questo? Questo è un braccio. È il tuo braccio. Questo è il mio braccio. Tu hai le spalle grandi? No, non sono le spalle grandi. Oppure, no, io non ho le spalle grandi.
Tu hai le spalle grandi? No, io non sono. Non ho. Non Tu ho. hai. Hai, non ho le spalle grandi. Molto bene. Che cos'è questo? E questo è il ginocchio. Questo è il mio ginocchio. Sì, questo è il tuo ginocchio. Questo, che cos'è questo? Questo è un braccio. Questo è il mio braccio. È il tuo braccio. Che cos'è questo? Questo è gino no, No. gio Go. gomito. Gomito. Questo è il gomito. Che cos'è questa? Questa è la bocca. Che cos'è questo? Questo è il faccio, La la fa. faccia, E che cos'è questo? questo è la Questa testa, è la testa. Che cos'è questo? questa è il Questo è naso, la testa. questa Il è il na naso. il naso. Molto bene. Le mani. Le mani, e buone. Le dita. Le dita palze, Le braccia, le braccia barchi, gli occhi, gli occhi oce, ancora una volta, le le mani, mani e duone, le dita, le dita palze, le braccia, le braccia ramiona, ramiona o barchi? Ramiona. Gli occhi. Gli occhi oce. Molto bene. Come sono i tuoi occhi? E i miei occhi sono piccoli. E Come sono le dita? le dita sono normali. Normali. Come Sì. sono le mani? E le mani sono sono e sono magro, Snelle, snelle, snelle o snelle, magre? magre, Magre, sono snelle. snelle. Le braccia sono belle? Sì, le braccia sono belle. Tu hai gli occhi marroni? Sì, io ho occhi marioni. Marroni. Marroni. Molto Io bene. ho i occhi Gli marroni. occhi. Gli Gli occhi. occhi marroni. Ancora una volta. Gli occhi. Le parti del corpo sono difficili. Allora, ancora una volta. Mani, No, una. mano, il mano, La la mano. mano, la mani, Le. le mani, la mano, le La donna, le donne. La mano, le mani. mani, il dito, le dite, Le dita. le dita, e testa, la testa, La testa. il naso. Il naso. Il naso, Il naso. la bocca, la faccia, e la faccia è il viso, e questa gamba, la gamba, e la pie, Il piede. il piede, il piede, e maggio. Magro. Magro, magro. Il gomito. Il gomito, il Gomito. gomito, il gomito. Il gomito, il ginocchio. Ginocchio, Il ginocchio, gomito. ginocchio, Il gomito. gomito, 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 gomito. Ginocchio. Ginocchio, molto Ginocchio, bene. ginocchio. E
braccia qua, il braccio, le braccia, la spalla, le spalle, mani, le dita, e occhi, molto bene, gli occhi. Molto bene. Capelli. Capelli lisci. Ricci. Ricci, calzone. Ricci. Lungo. Corto. Ancora una volta. I capelli vuose. Lisci. Lisci proste. Ricci kręcone. Lungo, capello lungo. Lungo dughi. Capello corto. Corto krótki. Molto bene. Il plurale lunghi, capello lungo, capelli lunghi. Ancora una, l'ultima. Capelli. E capelli lunghi. Capelli corti. E lisci. Capelli lisci. Capelli ricci. Ricci, molto bene. Lionel. Esatto. Lionel ricci. Ricci. Come sono i capelli? I miei capelli. Come sono i miei capelli? I tuoi capelli sono lunghi, lisci, biondi. Bianco. Sì. Come sono i tuoi capelli? Oppure chiari? Sono lunghi, lisci, chiari. Come sono i tuoi capelli? I miei capelli sono corti, lisci, neri. Oppure scuri. Oppure scuri. Luigi ha i capelli ricci? No, Luigi non ha i capelli ricci. Ricci. E lui ha i capelli lisci, non ricci. Molto ricci, bene. Ricci, Luigi ricci. Non ha i capelli ricci. Luigi ha i capelli lisci. Maria ha i capelli lunghi e neri? Maria ha i capelli lunghi e neri. È molto bene, molto. Roberto e Paola hanno i capelli ricci e corti? No. Roberto e Paola hanno i capelli corti e lisci. Molto bene, hanno i capelli corti e lisci. Adesso, i tuoi capelli come sono ancora una volta? I miei capelli sono corti, lisci e scuri. E scuri. Come sono i miei capelli? I tuoi capelli sono lunghi, lisci e chiari, blondi. E biondi. Biondi. Adesso abbiamo terminato la lezione numero 11. Mi dici 5 parole della lezione, magari le parti del corpo. 5 parti del corpo. Pinocchio, ginocchio. Molto bene, ginocchio. Ginocchio e
Gomito, il gomito. Gomito. Mm-hmm. Abbiamo il ginocchio, il gomito. Gamba. Molto bene. Faccia. Mm-hmm. Viso. Mm-hmm. Molto bene. Adesso tre frasi con la prima con la parete. E la parete. Che colore è il parete? La parete. Che colore è la parete nell'aula? Mm-hmm. Nell'aula la parete è di colore blu chiaro. Mm-hmm. Mm-hmm. Il piede. Il piede. Tu. Oppure i tuoi. I piedi. Mm-hmm. E i tuoi piedi sono grandi o piccoli? I miei piedi sono grandi. Le mani? Le mani. Hai due mani? Le mani? Mm-hmm. Sì, io ho due mani. Mm-hmm. Molto bene. Cominciamo la lezione numero 12. Che cosa fai? Fare, verbo irregolare, il tempo presente. Io faccio, tu fai, lui, lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. Fare, cosa vuol dire in polacco fare? Fare, robić. Mm-hmm. Molto bene. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Mm-hmm. Molto bene. Che cosa fai, Leszek? Faccio niente. Niente. Non faccio niente. Mm-hmm. Adesso. Sono gli studenti. Mm-hmm. Sono lo studente. Lo studente. Quindi non è che non fai niente. Sto studiando, studio. Sì, studio. Studio. Sì. Cosa studi? Studio italiano. Mm-hmm. Molto bene. Che cosa fa Luisa? Luisa è analista. Analista. Tu fai il barista? No, non faccio la barista. Il barista? Non faccio il barista. Mm-hmm. La barista è la donna. E Non faccio il barista. Il barista. Voi fate gli architetti? No, noi non facciamo architetti. Mm-hmm. Alessandro fa il giornalista? Sì, Alessandro fa giornalista. Mm-hmm. Noi facciamo gli interpreti? No, noi non facciamo gli interpreti. Mm-hmm. Molto bene. Adesso. Ah no, tu fai interprete. Insieme no. Insegnante. Mm-hmm. Tu fai insegnante, non interpreti. Faccio interprete anche, però non quando faccio l'insegnante, non faccio l'interprete, ma faccio l'interprete. Adesso, fare il letto, fare il letto in polacco, fare il letto, robić łóżko, fare la spesa in polacco, fare la spesa, robić zakupy. Mm-hmm, molto bene. Fare gli acquisti.
Fare gli acquisti. Fare gli acquisti. Robić zakupy wszystkie. Tipo fare shopping. Shopping. Fare gli acquisti, tipo vestiti, i mobili, perché fare la spesa, latte, pane, fare gli acquisti, fare shopping. Gli acquisti. E fare la spesa, invece fare il letto. E fare il letto, robić łóżko, czyli biuro. Fai il letto a casa tua? Sì, faccio letto a casa mia. Molto bene. Che cosa fai oggi? Oggi faccio l'italiano. Fai la spesa oggi? Sì, faccio la spesa oggi. Che cosa fai domani? Domani faccio gli Molto bene. Gli acquisti. Domani fai gli acquisti. Laura, fai il letto? Sì, Laura, fai il letto. Fa il letto. Fa il letto. Adesso, freddo. Freddo, zimno. Caldo, ciepło. Antonio fa caldo. Antonio fa caldo. Il tempo, pogoda. Brutto tempo, brzydka pogoda. Bel tempo, ładna pogoda. Che tempo fa? Jaka pogoda? Molto bene. Ancora una volta. Freddo, zimno. Caldo, gorąco. Il tempo, pogoda. Brutto tempo, brzydka pogoda. Bel tempo, ładna pogoda. Che tempo fa? Fa il brutto tempo. O così. 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 Dai, diciamo. Nie ma słońca, to już brutto. Ah, brutto tempo. Quindi, che tempo fa oggi? Oggi fa brutto tempo. Che tempo fa domani? Domani fa bel tempo. A luglio fa caldo? Fa caldo, Antonio fa caldo. Sì, a luglio. A luglio fa caldo. A maggio fa freddo? Sì, a maggio fa freddo. A giugno fa caldo? Caldo. Sì, a giugno fa caldo. Che tempo fa a settembre? A settembre fa caldo. Che tempo fa a novembre? A novembre fa freddo. Fa freddo. Piove? Piove deszcz. Pada deszcz. Nevica? Nevica, pada śnieg. Tira il vento? Tira il vento. Al vento wieje wiatr. Ma ale. Ancora una volta. Piove. Piove, pada deszcz. Nevica. Nevica, pada śnieg. Tira il vento. Tira il vento. Tira il vento. Ma ale. Che tempo fa oggi? Oggi tira al vento. Tira il vento. Il vento. Oggi tira il vento. Che tempo fa domani? Domani. No, domani piove. Oh, domani piove. Che tempo fa a marzo? A marzo fa nove, 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 no,
marzo. Oggi, adesso abbiamo marzo. Sì. A marzo fa piove. A marzo piove. A marzo c'è bel tempo o brutto tempo? Che tempo fa a marzo? A marzo fa brutto tempo. Mm-hmm. Piove, tira il vento, nevica. E nevica. Mm-hmm. Che tempo fa a settembre? A settembre nevica, tira il vento. E piove, molto bene. Che tempo fa a dicembre? A dicembre fa nevica. Nevica. E tira il vento. Tira il vento. A maggio nevica. A maggio non nevica. Mm-hmm. Non nevica. A febbraio piove? A febbraio non piove, ma nevica. Mm-hmm. Ma nevica. A febbraio non piove, ma nevica. Ancora una volta, freddo? Freddo, zimno. Caldo? Caldo, gorozzo. Il tempo? Il tempo, pogoda. Brutto tempo? Brutto, brzydka pogoda. Bel tempo? Bel tempo, ładna. Che tempo fa? Che tempo fa? Jaka jest pogoda? Mm-hmm. Piove? Piove. Pada deszcz? Nevica? Nevica, pada śnieg. Tira il vento? Tira il vento, wieje wiatr. Mm-hmm. Il sole, słońce. Mm-hmm. Il sole. La nuvola, chmura. La pioggia. La pioggia piove. Pioggia deszcz. Mm-hmm. La neve. La neve, śnieg. Mm-hmm. Ancora una volta, il sole. Il sole, słońce. La nuvola, chmura. La pioggia. La pioggia, deszcz. La neve, śnieg. Mm-hmm. Molto bene. Już mi para idzie z uszu. La neve, tira il vento. La nuvola. Fa caldo, fa freddo. Ok, ancora. No, jeszcze tutaj możemy dojechać, nie? Ten ancora un attimo. Akapit ten ustawiony. Mm-hmm. Che tempo fa oggi? Oggi... non tira il vento. Mm-hmm. Non ci... c'è il sole. Mm-hmm. Sì. Molto bene, sì. Oggi non tira il vento, non c'è il sole. Nevica o no? Non nevica. Mm-hmm. Non nevica, non piove. Mm-hmm. Ma ci sono nuvole. Molto bene. Ma ci sono le nuvole? Le nuvole. Mm-hmm. Ma ci sono le nuvole. Molto bene. Che tempo fa domani? Domani fa molte nuvole. Chodzi o to, żeby poćwiczyć tylko to. Mm-hmm. Ok. Domani ci sono nuvole. Il sole. Poco sole. Mm-hmm. Che tempo fa sabato? Sabato. Mm-hmm. Ci sono le nuvole. Mm-hmm. E poco sole. Che tempo fa giovedì? Giovedì ci sono nuvole. Mm-hmm.
Piove. Piove, molto piove. Bene. Che tempo mercoledì? Ecco, che tempo fa mercoledì 18? Mercoledì ci sono nuvole e poco sole. E poco sole. Oggi c'è il sole? Normalmente sì, no, oggi non c'è sole. Questi in polacco? Questi te? Te. Te, ma in maschile? Maschile, te. Questi in maschile, questi uomini, ci, queste te. Molto bene. Queste pareti sono gialle? Non queste pareti non sono gialle, sono azzurre. Azzurre. Queste matite sono verdi? No, queste matite non sono verdi, sono marroni. Molto bene. Questi libri sono viola? No, questi libri non sono viola, sono verdi. Molto bene, sono verdi. Queste penne sono blu? No, queste penne non sono blu, sono rossa. Rosse. E arancione. Arancione. Questi ragazzi hanno i capelli neri? Sì, questi ragazzi hanno. Hanno i capelli negri. Neri. Queste sedie sono grandi? Sì, queste sedie sono grandi. Grandi. Queste sedie sono grandi. Queste sedie sono grandi. O non sono grandi? Sono grandi o sono piccole? Grandi. Para? Bambini? Dla dzieci? Per i bambini. Per i bambini. Ah, sono ok, piccoli. Per i bambini. Per i bambini piccoli sono grandi. E questi sono grandi. Molto bene. Per i bambini. Quei tam. Ci. Quelle tante. Quei ragazzi sono alti? Quei ragazzi sono piccoli. Quelle donne hanno i capelli scuri? Quelle donne hanno i capelli scuri. Quelle signore sono alte? No, queste signore non sono alte. Non sono alte. Questi ragazzi. Questi. Sono bassi, sono piccoli? Sì, questi ragazzi sono piccoli. Molto bene. Abbiamo terminato la lezione numero 12. 5 parole per finire della lezione, di quello che ti ricordi. Magari del tempo. Dedicate al tempo. Il tempo. Nuvola. Piove. Nevica. Sole. Il sole, nuvola, nevica,
Piove, ancora una. Una. E vento, vento, il vento fare, non fare, tira. Tira il vento. Ok, adesso mi fai tre frasi, una con bel tempo. E faccio oggi bel tempo. Fa oggi bel tempo. No, non sole. No, perché non, sì, non, sole, non c'è, non c'è il sole, non, c'è il non sole. Fa bel tempo. No, non piove, non nevica, ma non fa bel tempo. Queste. E queste. Queste ragazzi. Queste ragazze sono. Giovane. Sono. Sì, queste ragazze sono giovani, sì. La pioggia. La pioggia? La pioggia, pioggia. La pioggia piove. Piove. La neve nevica. Piova. Quindi la pioggia. E. Non ci sono. Abbiamo piova? Abbiamo piove? Abbiamo la pioggia? La pioggia? No, oggi non abbiamo la pioggia. Ci sono le nuvole, ma non c'è la pioggia. Grazie mille, grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao.